Grazie, buonasera, ben ritrovati. A me il compito di moderare il secondo blocco di questo interessantissimo convegno. Come tutti quanti voi sapete, ci focalizzeremo su due norme, l'11 e il 13, di cui il contenuto è a tutti quanti arcinoto, e sono due norme con le quali si sta consumando un confronto che deve essere diplomatico, giorno dopo giorno sempre più vivace. Dal punto di vista di qualcuno, potrebbe anche essere il mio punto di vista, sono due mondi, un'industria che crea contenuto e un'industria che, chapeau, in questi 15 anni ha saputo sviluppare dei business model sempre più efficienti nel estrarre contenuto, estrarre valore, creare valore contro estrarre valore. Questa è una possibile chiave di lettura che potrebbe anche essere la mia. Come Presidente del Comitato Consultivo non nascondo il DNA di partigiano del diritto d'autore, convinto a torto e a ragione come sono il diritto d'autore. È ancora oggi la unica norma di legge che ci sia stata proposta per promuovere cultura, informazione, posti di lavoro. Magari anche i nostri europei che creano posti di lavoro qui in Europa e preservano la diversità culturale europea, che magari hanno anche voglia di pagare le imposte e tutte. E che vi devo dire? Questo è il mio cappello, un personalissimo cappello introduttivo al tema articolo 11 ed articolo 13. È un interessante contenuto, l'avete già visto, quello della nostra amatissima Maria Cappello, che adesso ho fatto aggiungere altre serie, secondo una nuova formula, perché siamo tanti e tuttavia queste serie non sono sufficienti. Dovrò fare due blocchi, due squadre. C'è un premio che potrebbe esserci dato dalla Commissione Europea, vince delle due squadre, quello che avrà il più alto numero di componenti che faranno interventi entro il limite dei 5 minuti. Squadra azzurri contro squadra rossi. Chi sta nei 5 minuti vince un premio che ci verrà poi detto eventualmente la dottoressa Mendes, squadra ci siamo, il Presidente Marzano è un disastro. Allora, io comincio a chiedere a un primo blocco di amici di raggiungermi qui. Fabio Del Giudice, Paolo Roia, Giorgio Greppi, Enzo Mazza e Piero Attanasio, per incominciare a sentire il loro punto di vista. Se mi lasciate la sedia al centro, così faccio vedere che sono un moderatore. Non c'è la sedia al centro, c'è la prima domanda. Ci sono no, sto di lato, non fate gli scherzi, va benissimo, voglio stare di lato. C'è il giornale. Mazza sta tirando fuori. Addirittura. Se posso partire da un'autorevolissima istituzione che per il diritto d'autore in questi ultimi quasi 10 anni, qualcosa di meno, si sta battendo per la difesa dell'industria creativa, dell'industria del diritto d'autore sempre di più. Giorgio, a te la parola perché si possa avere intanto in primis la tua visione della direttiva e di quello che sta succedendo nella parte della città. Grazie Paolo per avermi dato la parola per me. Parlando di direttiva, innanzitutto un ringraziamento alla Unibat ospitarci qui e al Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio per aver fatto da capofila a tutte le amministrazioni italiane interessate alla questione, che hanno condotto poi a una posizione unanime che è stata ben rappresentata a Bruxelles.
per leggere l'articolo che a me personalmente più interessa, della direttiva dell'articolo 13 sul regime di responsabilità delle diverse piattaforme che mettono a disposizione opere tutelate dal regolatore, dobbiamo fare un passo in alto per poter valutare la strategia complessiva della Commissione Europea nell'ambito del Digital Single Market. Probabilmente la lettura che è stata data alla versione iniziale e quella finale dell'articolo 13 è stata fortemente influenzata dal percorso che ha deciso di seguire la Commissione in misure positive e in misure di enforcement a tutela del regolatore. Tutto ciò che è stato fatto finora come atti veri e propri del Digital Single Market sono tutte misure positive, volte ad incrementare il grado di circolazione delle opere. Pensiamo a due provvedimenti chiave come l'abolizione del roaming e come la portabilità dei contenuti in tutti i paesi dell'Unione. In questo quadro si inserisce la proposta di direttiva copyright, che dobbiamo leggere quindi solo come direttiva e articolo 13 diretto a quei soggetti che non sono criminali informatici, ma che incidentalmente, con un diverso grado di consapevolezza, mettono a disposizione sulla rete opere tutelate dal diritto d'autore. Quindi, una volta chiarito questo, dobbiamo anche tracciare una linea tra quella che è la criminalità informatica, siti che esistono solo per diffondere opere protette senza dei diritti, e siti colpiti dalla proposta direttiva che incidentalmente svolgono questa attività. Quindi, già avendo questo presente, si dà una lettura diversa dell'attuale versione dell'articolo 13. Come è nato questo articolo? È nato con una forte legacy con la direttiva e-commerce e tutto quel regime di responsabilità per degli intermediari tecnici che ha spiegato benissimo Maya nel suo intervento. Grazie ai lavori, però anche della delegazione italiana, questo articolo legge si è evoluto e finalmente è andato ad abbracciare quella nozione di comunicazione al pubblico verso la quale anche la giurisprudenza comunitaria si è evoluta. Pensiamo ad esempio alla sentenza più recente, che è sul caso GS Media, che ha finalmente chiarito che anche un sito che mette a disposizione solo dei link verso dei contenuti protetti, se lo fa a scopo di lucro, commette un atto di comunicazione al pubblico. Questo è importantissimo per capire il novero dei soggetti che rientrano all'interno di questo articolo 13 della proposta direttiva. Nessun dubbio circa le principali piattaforme di condivisione di contenuti, YouTube su tutte le più volte citate. Il punto difficile di caduta sul quale forse non sono considerato, si è trovato qualche elemento esplicativo, è se considerare come responsabili e come soggetti che commettono un atto di condivisione al pubblico quei servizi internet, come i servizi cloud, come i servizi di storage che stanno a metà strada. Nessuno probabilmente vuole imporre a Dropbox un filtraggio preventivo dei contenuti, un riconoscimento preventivo dei contenuti. Quando però servizi come Dropbox vengono utilizzati per caricare centinaia di migliaia e migliaia di contenuti illegali, allora a quel punto non c'è filtraggio che tenga, questo servizio va semplicemente disabilitato. È qui che bisogna ragionare quindi su quelle che sono le misure positive proposte dalla direttiva copyright e quelle che saranno le misure di enforcement che ci auguriamo la Commissione proponga nel secondo tempo delle misure sul diritto d'autore del Digital Single Market. Proprio oggi scade, credo che molti di noi torneranno in ufficio a mandare il documento, la risposta alla Commissione sulla consultazione sui contenuti illeciti online. Quindi credo che sia questo l'albero dove trovare la risposta per questi servizi borderline sui quali oggettivamente è difficile imporre un obbligo di riconoscimento dei contenuti. Concludo, sul riconoscimento dei contenuti si gioca secondo me la vera questione del validare. E la questione da porre, la domanda da porre, chi è sostanzialmente che deve sostenere gli oneri per il fingerprint, per il riconoscimento automatico dei contenuti? È l'autore o chi detiene i diritti su quell'opera o è la piattaforma? Chi è che deve, com'è che si deve riconoscere il contenuto? Può essere riconosciuto da un file pirata caricato, ad esempio? Chi è che paga il mantenimento di un sistema di riconoscimento dei contenuti? Queste sono tutte tematiche che la direttiva non ha potuto affrontare e avrebbe dovuto farlo e probabilmente saranno rimandate o alle corti o più probabilmente, mi auguro, a decisioni magari di natura antitrust da parte delle autorità che si occupano di diritto della concorrenza.
il nostro. Grazie. Grazie Paolo, direttore, direttrice, anche per questo invito, per questo bel dibattito. Devo ammettere che l'associazione comunicana, dopo l'intervento del dottor Giorello di questa mattina, che è stato estremamente interessante e illuminante, anche molto onesto, ma estremamente drammatico per quelle che potrebbero essere le prospettive future della proposta direttiva, fa cadere un po' l'entusiasmo. L'entusiasmo che invece, no, che non sapessimo qual è la situazione, l'entusiasmo comunque per un percorso che ha qualcosa, non voglio dire storico, ma è veramente importante. Il dottor Giorello stesso ha definito estremamente complesso il percorso che ha accompagnato sulla quale direttiva sul diritto d'autore. Proviamo a capire perché è estremamente importante, perché per la prima volta viene scardinato, come si è detto, il concetto di safe harbor per alcuni tipi di provider. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che per la prima volta vengono imposte delle regole chiare, anche se chiaramente il concetto hanno bisogno di una successiva interpretazione applicativa per quelli che vengono, possiamo definire, provider attivi. Questa è la rivoluzione comunitaria di Lionella Internet, che invece dal fin della sua nascita è stata caratterizzata appunto dal principio che le regole non dovevano esserci. Non dovevano esserci per due motivi: un motivo parzialmente condivisibile, uno totalmente invece secondo me sbagliato. Parzialmente condivisibile il concetto che qualunque sistema economico all'inizio del periodo di sviluppo ha bisogno di una fase di assenza di regole per poter sviluppare delle proprie regole. È anche vero che sono passati 30 anni probabilmente all'inizio dell'economia digitale, e forse ci si è ricordato un po' tardi la necessità di cominciare ad implementare delle regole. Per il fatto che per la prima volta oggi vengono chiamate, potrebbero essere chiamate le proprie responsabilità, alcuni dei soggetti fondamentali, sono i soggetti che proclamano a gran voce che le regole non ci devono essere, partendo da un ragionamento totalmente forte, cioè che la vera libertà esiste fuori dalle regole. Questo è quello che leggiamo oggi sul giornale, che le regole limiterebbero la libertà. Vorrei ricordare che ha fatto queste affermazioni, che in realtà è il mio stato di natura che non porta regole, il principio dello stato di natura è homo lupus, e quello che abbiamo modificato fino a questi giorni, quando lo studiamo tuttora. Non è vero che non esistono regole del contesto digitale, esistono regole che sono le regole più forti. Fondamentalmente siamo di oltre il tocco. Quindi un rapido accenno, poi chiaramente i colleghi saranno più bravi di me ad affrontare le singole tematiche, non solo l'articolo 11 e l'articolo 13, ma anche le eccezioni di cui si è già separato questa mattina. L'articolo 11, nessuno vuole eccepisce il compenso perché fornisce un servizio di reazione all'interno del mondo digitale. Il problema fondamentale è che quando la remunerazione per questo servizio va a erodere eccessivamente la remunerazione del produttore di contenuti, c'è qualcosa che non va. Cosa che non va, perché chiaramente si impoverisce tutta quanta la fascia del produttore di contenuti fino a rischiarne, mettere a rischio la sopravvivenza. E cosa succede nel mondo digitale quando questo avviene? È il distributore finale, l'aggregatore, che poi fa esso stesso produttore di contenuti, e questo sappiamo che è estremamente pericoloso, un sistema democratico che non ci piace. L'articolo 13 stabilisce anche qua un concetto che è abbastanza logico, direi, cioè all'interno delle piattaforme non devono esserci prodotti non legali. Già oggi questo principio viene applicato, ricordava Maria Capello, ma lo sappiamo tutti quanti. Determinati contenuti, viene applicato per i contenuti pedopornografici, viene applicato per i contenuti che riguardano il terrorismo, quindi si può fare, c'è un problema di chi sottolinea i nostri costi, ma si può fare, non si capisce il motivo per il quale non potranno essere invece applicati ai contenuti culturali, che tra l'altro sono un prodotto industriale, non solamente un prodotto culturale, oltre ad essere un prodotto culturale, un prodotto industriale fondamentale per l'Europa. Diciamo che
quello che il nuovo sistema sta riproponendo, sta seguendo la logica auspicata spesso dagli overbetop, che trovano il follow the money, solo reinterpretando il follow the money come lo interpretavano loro, era seguiamo il percorso delle risorse economiche per andare a colpire i farabutti che approfittano delle nostri contenuti culturali. In questo caso invece seguiamo il percorso economico per andare a riequilibrare il compenso, la catena del valore tra chi produce e chi distribuisce. Io vorrei concludere solamente, avevo tutta quanta una serie di argomentazioni che vengono dal mondo degli over the top, che tra l'altro stanno diventando l'argomento di pressione, di lobby nei confronti dei parlamentari europei per cercare di bloccare l'attuazione di questa direttiva. Ma ce n'è uno che mi ha colpito particolarmente, che è proprio dell'altro giorno e che vorrei riprendere, perché viene tra l'altro niente poco di meno da qualcuno che è stato definito. Se voi sapete che i capi dell'industria over the top, quando smettono di fare i capi, diventano l'economia di chief evangelist. È una cosa bellissima, mi è sempre molto affascinato. Allora c'è il chief evangelist di Apple, che è stato uno dei capi di Apple, che chiaramente critica la nuova normativa, e al quale il giornalista risponde: ma se tutto è gratis, chi paga per il giornalismo di qualità? E lui risponde: in Gran Bretagna lo Stato finanzia la BBC. Il giornalista allora dice: i governi non bastano, come si sa per il pluralismo dell'informazione? Le fondazioni possono giocare un ruolo importante. Ecco, questa è la visione di chi ha governato il mondo digitale. Quindi avverto in direzione generale e rappresento lo Stato italiano: preparatevi, perché se non dovesse passare questa direttiva, probabilmente, se vogliamo ancora cultura libera, dovrà essere lo Stato di formazione a finanziare. Grazie. Bravissimo. Eppure il diritto d'autore storicamente è una normativa che si è preoccupata di liberare dalla greppia dalla mancia fantastica, straordinaria. Greppia. Ok, va bene. Facciamo un passo indietro di alcuni secoli. Torniamo a Cecenate, che sarà quello che ci assicurerà che non ci saranno più fake news e tutto sarà trasparente. Dice. Peraltro interessante il passaggio. Follow the money, purché i money non vadano verso il mio wallet. Giusto? Cioè il follow the money può andare bene sul tema pirateria, ma se il follow the money non si applica al tema varietà dell'articolo 13, vedi che il money va verso il mio wallet. E va bene. Let the money go. Ok, va bene. Piero Atanasio, mi like, e subito per chiudere Enzo Mazza. Stiamo andando fortissimo in lenti, prego poi l'applauso di me. Grazie. E poi io ti chiedo però la facoltà di non parlare solo del valografo, ma più grande eccezione, perché sennò anche Vittorio resta senza nessun amico. Mi chiedo la libertà di espressione, non sono i giorni giusti, No, in realtà inizio proprio da qui, visto che sei in biblioteca. Cioè, questa mattina ho comunicato stando dal mio presidente che denuncia un caso di una bibliotecaria allontanata dal suo posto di lavoro perché non accettava l'imposizione di un sindaco su quali libri voleva togliere dei libri dagli scaffali della biblioteca. Adesso, questi che vengono a farci le lezioni a noi editori sulla libertà di espressione, io devo dire che la trovo una cosa totalmente intollerabile. Cioè, noi viviamo perché c'è la libertà di espressione, non accettiamo sicuramente, non abbiamo mai visto un comunicato stampa di Google o di Apple su temi di questo genere. Noi invece ci battiamo tutti i giorni su queste cose, non abbiamo mai visto un impegno su quello che sta succedendo in Turchia, ma anche in Polonia, in Ungheria, da parte di queste compagnie. In realtà il punto è che non vogliono essere responsabili prima socialmente e poi anche legalmente. Mentre il mestiere dell'editore è quello che sta sempre dietro l'autore quando lo chiamano in tribunale. Ci sono editori che spendono più per difendere i loro autori quando per cause
in genere intentati da potenti che li denunciano per diffamazione, rispetto alla quantità di profitti che fanno. Il giorno che queste compagnie vorranno davvero difendere il diritto d'autore, mettano un po' il conto di dimezzare i propri profitti per pagare i legali, per difendere la libertà di espressione. Allora saremmo alla pari, questo è un po' il principio. Però torno all'altro tema, il tema delle eccezioni che ha richiamato oggi Vittorio Aragonese. Allora, una cosa che trovo abbastanza singolare in questa direttiva, che è per sul digital single market, riguarda proprio il modo con cui viene intesa l'innovazione digitale. C'è un paradosso in tutta l'impostazione, che è quello per cui si pensa che ai problemi che il digitale pone, il digitale non può risolvere, e quindi c'è bisogno di eccezioni. C'è bisogno di eccezioni perché se no non c'è una risposta. Come se l'innovazione digitale non avesse a disposizione molte risposte alle domande che il digitale stesso ha. C'è una vecchia massima di Answer to the Machine, in the Machine, era una massima di Charles Clarke, che era un noto avvocato di diritto d'autore, nonché legal advisor della Federazione Europea dei Diritti d'Autore. Noi, per paradosso, stiamo lavorando con poche risorse, però il bello di internet è anche che si possono fare cose interessanti con molte risorse. Stiamo lavorando su delle tecnologie per rispondere a queste domande invece di aspettare delle eccezioni. Vi segnalo, per esempio, che c'è una norma, il paragrafo 2 dell'articolo 4, che prevede, e speriamo che sia salva fino in fondo, la possibilità di non applicare le eccezioni in caso di presenza di licenze. Stiamo lavorando su tecnologie che consentono con estrema facilità di ricevere da parte dell'utente con un clic tutte le informazioni sulle licenze disponibili. Cioè, uno trova un'immagine, un testo, un video in rete, ci pigia sopra e può ricevere immediatamente tutte le informazioni che desidera per ottenere una licenza. E la discussione in Parlamento era paradossale, perché si pensava solo a banche dati centralizzate, queste cose che non servono. Nel mondo di internet, pensare alle banche dati centralizzate vuol dire di essere 20 anni dietro. Invece esistono, si chiama Ardito, per chi fosse interessato, questo progetto. C'è nell'articolo 3, quella giustamente stigmatizzata da l'articolo 3A, quello sull'eccezione per il text and data mining da parte di chiunque per qualsiasi scopo, è stata giustamente stigmatizzata con validissimi argomenti da Vittorio Aragonese. Io la definisco l'eccezione Cambridge Analytica, nel senso che autorizza Cambridge Analytica. Nessuno ha mai pensato di violare il diritto d'autore degli utenti di Facebook che avevano delle opere, che scrivevano il loro pensiero lì sopra. Con quell'eccezione potrà farlo, non violerà più il diritto d'autore dei propri utenti. È un'eccezione che non danneggia noi, non danneggia gli editori, perché prevede la possibilità di riservare quel diritto, e immagino che tutti gli editori lo faranno, però danneggia gli utenti deboli, come spesso capita in queste occasioni. L'ultima cosa, si citava, tornando all'eccezione del diritto sulla illustration for teaching, bisogna stare molto attenti a come si scrivono. Le eccezioni sono materie delicatissime, perché è il classico caso in cui il diavolo sta nei dettagli. In Canada hanno fatto una malaccorta riforma del diritto d'autore, ampliando le eccezioni a scopi educativi. L'editoria scolastica canadese è morta in 2 anni, ma morta, cioè non esiste più praticamente. Dopo 2 anni avevano meno del 50% del fatturato dei 2 anni prima. Cioè, è stata una cosa estremamente drammatica. Le nostre richieste, che ricordava Vittorio a proposito di escludere i libri di testo, andavano anche in questa direzione. Però in generale, lo ricordava anche Silvia Costa, è stato cancellato l'inciso che diceva che sono estratti di opera che possono essere copiati. Poi si dice, è nello stesso spirito dell'illustration for teaching, che non può essere una riproduzione dell'opera intera.
però lasciare ad una giurisprudenza ondivaga come ci siamo conosciuti in questi anni la definizione di questi contorni mi sembra molto rischioso. Grazie. Ah, hai dato grazie, un applauso anche per questo senso. Poi ti prego di darci ogni via la vostra elettronica o possibili ulteriori dettagli sull'effetto canadese che fa impressione. Meno 50% dell'industria scolastica significa meno 50% di investimenti in nuove produzioni letterarie con buona pace del futuro delle nuove generazioni. E concludiamo con l'industria musicale fotografica. Enzo Mazza, te la parola. Scusate, un filo. Grazie dell'invito. Io sarò molto veloce perché quasi tutto già è stato detto. Partivo solo con una riflessione che mi sembra interessante. Ieri Mattia Feltri della Stampa ha scritto fatto un tweet dicendo: vi segnalo che da lunedì i miei articoli saranno a pagamento. Io gli ho scritto, ho detto che brutto che oggi qualcuno, dopo tanti anni, ancora bisogna scrivere scusandosi che si mette qualcosa a pagamento, perché questo è il danno che è stato generato molte volte, perché purtroppo grazie alla stampa che ha parlato sempre di internet libero che consente di accedere a qualsiasi contenuto, però il fatto che ci sia qualcuno che si deve scusare perché c'è un contenuto a pagamento in rete con i lettori, i quali si aspettano probabilmente che questo contenuto non sia pagato, non credo che in altri settori professionali qualcuno si debba scusare perché è remunerato per l'attività che svolge. Questo fa parte, un po' fa il paio un po' con quello che diceva Fabio prima, anche sulla lettera famosa dei padri di internet che hanno come sempre strumentalizzato quello che sta avvenendo a Bruxelles per evidenziare solo alcuni elementi e non dare una visione completa di quello che invece è la direttiva. Vi dico solo una cosa, si parla di filtraggio preventivo generalizzato quando in realtà il Content ID è un sistema, in generale i sistemi di Content ID sono un sistema che in qualche maniera è messo a punto congiuntamente dai titolari dei diritti e dalle piattaforme per monitorare evidentemente solo il contenuto che è oggetto del Content ID, non è un monitoraggio, cioè se io carico delle mie fotografie, quelle mie fotografie non sono oggetto di filtraggio, sono oggetto di filtraggio i contenuti musicali che sono protetti da copyright, ma non è un filtraggio, questo è compatibile con l'articolo 15 della direttiva sul commercio elettronico e nessuno lo ha mai messo in dubbio, tant'è che il servizio giuridico del Consiglio degli Stati membri, credo che anche Vergonesi lo possa confermare, fece parere molto dettagliato, cosa che pochi leggono, perché oggi non sono, si è abituati solo a leggere il tweet e non a leggere degli interi paper di qualche pagina per comprendere quello che c'è dietro, e per non parlare dei libri ovviamente dice giustamente Atanasi, di cui non si legge più neanche il colloquio, non c'è. E quindi questo lavoro che è stato fatto dagli esperti legali aveva già evidenziato quelle che erano gli interventi normativi compatibili con tutte le normative comunitarie e anche con la carta europea. Quindi è chiaro che siamo in presenza, a questo punto noi stiamo andando a un voto finale dove saranno giocate tutte le carte più incredibili che potranno essere giocate. Avremo immagini di bambini che non possono caricare le foto del cane morto, avremo gente che non ha potuto vedere le partite di calcio e si è suicidata perché si è stato impedito loro di accedere da un paese. Avremo queste immagini che cercano in qualche maniera di sensibilizzare i parlamentari inducendoli a pensare che saranno effettivamente ancora una volta nemici del popolo europeo. In realtà abbiamo visto, l'ha detto bene anche Silvia Costa, in realtà questa è una battaglia invece di grande civiltà, è una battaglia per portare dei contenuti e ad avere un quadro giuridico uniforme. Se voi pensate nel caso della musica, dove Spotify e YouTube sono entrambi clienti dell'industria discografica, anzi
YouTube ha il 55% del mercato sostanzialmente della musica online. In realtà la sua collocazione giuridica fa in modo che per 1.300.000 utenti generi un terzo di quello che genera l'audio streaming a pagamento con 270 milioni di clienti a livello globale. Questo non è che è nato casualmente, è nato perché giustamente, come è stato evidenziato, una piattaforma come YouTube ha potuto godere di una collocazione giuridica nata originariamente solo per le telco passive, diciamo originariamente con la direttiva sul commercio elettronico, che peraltro io mi auguro che la prossima commissione voglia in qualche maniera tenere in conto e considerarne anche una potenziale revisione, perché credo che sia venuto anche il momento di considerare. Abbiamo fatto tante consultazioni, l'ultima appunto quella sul content illeciti si chiude oggi. È chiaro che se ogni volta la soluzione che viene individuata è quella di dare uno scappellotto, chiaramente non si troverà mai una soluzione. Invece con questo passaggio normativo della proposta commissione, così come poi rivista, come sarà, mi auguro, poi alla fine del trilogo approvata, almeno un passo avanti nel mettere piattaforme che svolgono attività similari nelle stesse condizioni dal punto di vista giuridico sarà un passo enorme. Qui stiamo parlando di una questione che non è solo giuridica, è una questione economica e una questione di competition. Abbiamo degli operatori che si collocano al di fuori di un regime comunitario nel quale poi si trovano ad operare. E questo purtroppo non può avvenire, non è avvenuto in nessun settore tradizionale. Avviene semplicemente online perché gli sviluppi dei modelli di business sono avvenuti in maniera così repentina da poi far giustificare il fatto che sostanzialmente questo tipo di messa a disposizione di contenuti, solo perché in parte alimentato dagli utenti, anzi nel caso di YouTube completamente alimentato dagli utenti, li esenti da qualsiasi responsabilità. Questo è un modello che non sta in piedi, non può essere un modello di business che impone in competizione degli operatori, perché alcuni hanno dei limiti ed altri non ne hanno, e non solo, possono tramite questa mancanza di controllo prosperare utilizzando anche quelle che sono le informazioni generate dalle utilizzazioni di contenuti, nel caso nostro musicale, per guadagnare anche attraverso altre attività, perché poi potete immaginare che un ragazzo che si guarda un video di Justin Bieber, anche noi non abbiamo il problema del rispetto delle diverse posizioni, perché evidentemente non c'è mai stata censura sulla musica, se no non avreste il rap che vi meritate o altre canzoni che spesso ci accompagnano. Però detto questo, la considerazione molto importante da fare è che le piattaforme che utilizzano contenuti utilizzano questi contenuti per generare anche l'indotto di ricavi che sono legate ad altre utilizzazioni di dati personali, nel caso in cui un ragazzo appunto guarda un video di Justin Bieber, dopodiché manda delle email, dopodiché naviga, fa delle ricerche, tutto questo viene poi venduto a dei clienti per attività di gestione della pubblicità e di in generale di marketing, e questo genera ulteriori ricavi. Ecco, la questione del value gap è sostanzialmente all'interno di questo alveo e va assolutamente risolta, prima di tutto, come ho detto, per avere una posizione giuridica di piattaforme che offrono contenuti nello stesso identico modo. Qui parliamo di playlist e di brani musicali, alcuni sono accompagnati da video, altri no, ma è esattamente la stessa modalità di promozione del contenuto che avviene tra due operatori diversi, che per un bacco legislativo si trovano in collocazione giuridica diversa. L'altra è un aspetto di competition, perché chiaramente non è sostenibile un mercato in cui ci sono operatori che grazie a una collocazione giuridica diversa versano royalty
infinitesimamente ridotte rispetto a quelle di altri operatori. E il terzo punto più importante è: non si può avere una evoluzione del mercato se prima si consente alle piattaforme di operare e poi dopo gli si va a trovare una collocazione giuridica. Questo è un aspetto che fino ad oggi è stato in qualche maniera sempre bypassato. Prima si sono creati i modelli di business e poi ci si è messi in regola. In realtà non funziona così, è dall'epoca di Napster che noi abbiamo cercato di combattere questo modello, introducendo invece poi dei modelli legittimi sulla base però di una preventiva autorizzazione. Grazie. Grazie a te. Grazie. Pensavo di paura, Non avevo capito la tanta libertà, tutta questa libertà non è che noi la diamo. La conclusione della rivoluzione. Grazie, innanzitutto volevo ringraziare il Ministero del Bene e del Culturale e del Turismo per questa occasione splendida che ci ha offerto e alla Direzione Generale delle Biblioteche in particolare, ma soprattutto il mio grazie alla direttrice Lucia Macchi di come ha preparato questa giornata, di come ci ha offerto questo, diciamo, connubio tra interesse intellettuale e interesse proprio, come dire, emotivo nel guardarci intorno, nel mettere il video di questa grandissima biblioteca, di questa grandissima sala e l'audio di queste stimolanti riflessioni alle quali tutti quanti siamo chiamati e nelle quali ci ritroviamo con passione tutti. Io considerando quello che il dottor Giorello stamattina ci ha raccontato su queste manifestazioni di piazza che addirittura stanno accadendo a Bruxelles, vero? In Germania, sui temi, già il paese della Renda, la regione, il paese della Renda, mi era sfuggito in particolare. E questa manifestazione di piazza è il pensiero che è corso a un vecchio libro che nel 2007, credo, non vorrei sbagliare, di Denis Oliven, che era il consulente per la qualità culturale del presidente Sarkozy, che in questo scritto, La gratuità è un furto, relativa al diritto d'autore in Europa, esordiva dicendo: in Europa liberisti e libertari hanno scritto una santa alleanza contro il diritto d'autore. E così procedeva nella sua riflessione sui temi che poi hanno condotto in Francia in effetti a realizzare l'ADOPI, l'autorità per il contrasto alla pirateria digitale, che partiva da ottimi presupposti ma finiva con soluzioni che in effetti erano, diciamo, poco praticabili dal punto di vista tecnico e giuridico, ma anche dal punto di vista dell'opinione pubblica e della comunicazione TV, toccando in effetti gli utenti proprio nel loro ragazzino, tu stai colpendo il ragazzino, insomma, quindi, a differenza di quello splendido esempio di invece reazione ordinamentale che sarebbe il regolamento di Agio, che in effetti oggi viene portato giustamente ad esempio di soluzione nazionale e da auspicabilmente sovranazionale per il contrasto alla pirateria di internet. Ma non è di questo che parliamo oggi. Io volevo ricordare semplicemente gli auspici con i quali partiva la comunità di diritto d'autore nel momento in cui la commissione Juncker partiva nel novembre del 2014. Si pensava che sull'onda della realtà determinatasi nella commissione Barroso II con Barnier, mercato a mercato interno, si potesse procedere in una se necessaria riforma del copyright più consapevole, ma in combinazione normativa con due direttive importanti, quella sul commercio elettronico dell'anno 2000 e quella sull'enforcement del 2004, se non vado errato, la 48-2004. Fu questo in effetti l'auspicio, che sono orgoglioso di aver lavorato con gli uffici governativi che all'epoca predisposero la posizione del governo italiano subito in ordine alle prospettive di intervento sul mercato unico digitale.
quando con una lettera a doppia firma Franceschini e Gozzi, scritta all'allora commissario Ettinger e al vicepresidente Ansip, fu per la prima volta posto all'attenzione della Commissione il tema del Belgrado. E questo scompenso che esiste tra la remunerazione dei grandi player della rete e quella dei titolari dei contenuti, e si indicava nel diritto d'autore il motore dell'industria culturale creativa europea, e si chiedeva l'intervento su di una combinazione normativa precisa: la direttiva 2001/29 sul diritto d'autore, la direttiva sul commercio elettronico del 2000, la numero 31, la direttiva sull'enforcement del 2004. Su questi temi, su questo coordinamento strutturale tra direttive di sistema, doveva avvenire il ragionamento sulla riforma e rilancio del mercato unico digitale. Era, secondo me, un tema, una prospettiva di grande consapevolezza. A fronte di questa consapevolezza mi piace ricordare tutti che innanzitutto, lo ricordo sempre, per la grande comunità del diritto d'autore, io sono uno scocciatore che ricordo sempre la stessa storia. Il diritto d'autore faceva parte della competenza del mercato interno. Con la Commissione Juncker la sola materia del diritto d'autore che faceva parte della proprietà intellettuale viene estirpata dal mercato interno e trasferita nella Digital Net, viene trasferita nella direzione che si occupa di tecnologie e sviluppo tecnologico. Il perché tutti se lo chiedevano all'inizio, ma probabilmente noi cominciavamo a capire che, e questo fra di noi, diciamo, circolava la battuta tanto cara pure a Francesco Costerano, la presidenza dell'ABI sta affidata a Dracula, e quindi ci ritroviamo in una difficoltà ontologica per cui finiremo inevitabilmente per fare il vaso di goccio. Tant'è vero che iniziano queste 16 famose azioni, queste comunicazioni insomma a pioggia, queste prospettive di proposta di direttiva, e nasce questa proposta di direttiva sul copyright, che mi piace ricordare, che con interventi a macchia di leopardo colpisce il sistema del diritto d'autore in più punti, senza nessuna connessione tra queste monadi leibniziane che costituiscono i singoli articoli di questa direttiva. E quindi si va dalle eccezioni al tema delle opere fuori commercio, dalla equa remunerazione degli autori, degli artisti e degli esecutori, al tema del Belugato, al diritto connesso degli editori di giornali, e così via, con tutta una serie di interventi senza chiave di sistema, senza coordinamento con il tema dell'enforcement e a maggior ragione disconoscendo assolutamente la vetustà della direttiva 2031 che riguarda la responsabilità dell'internet service provider, mentre invece si dice che è necessario modernizzare il sistema del diritto d'autore perché non più adatto agli schemi e agli sviluppi della tecnologia che proprio grazie al SEPAR, cioè proprio grazie a questa esenzione da responsabilità, proprio grazie a questa sorta di eccezione non definita tale al diritto d'autore, viene creata salvando la responsabilità ordinaria di ordinari operatori della rete o insomma degli operatori commerciali che nel 2000 manco esistevano, come giustamente ci ricordava la Silvia Costa, ma è giusto il bene c'era, ma poi che affiorano successivamente, che i cui sviluppi imprenditoriali avvengono esattamente perché c'è l'esenzione di responsabilità. E a questi sviluppi avvenuti in questo quadro occorrerebbe adattare il sistema del diritto d'autore con questi interventi sporadici, assolutamente lavorati, faticati e disorganici, ai quali, di fronte ai quali noi ci troviamo. A me questo piace ricordare, perché ogni tanto noi secondo me perdiamo di vista il quadro generale di riferimento quando ci occupiamo della ricerca del sinonimo giusto da sostituire, da quella frase da innestare nel comma tale
insomma, signori, qua stiamo parlando del diritto d'autore, che è un sistema giuridico che è oggetto di trattati internazionali. La responsabilità dell'internet service provider è oggetto di trattati internazionali? Non credo. La responsabilità dell'internet service provider è oggetto dell'ordinaria regolamentazione che a livello nazionale e sovranazionale, i trattati di diritto privato, di diritto internazionale privato, cioè porta per l'ordinaria contrattualistica. Di che cosa stiamo parlando? Io vedo un arrabattarsi intorno alla definizione di comunicazione al pubblico da inserire nell'articolo 13, dimenticandoci che esistono dei principi fondamentali che risalgono a Berna, alla Convenzione di Berna, che dice che l'utilizzazione deve avvenire dopo la licenza. La licenza deve essere preventiva. Perché mai stiamo a discutere di un soggetto commerciale, industriale, che ha una responsabilità, vogliamo pronunciare la parola, editoriale? È un soggetto che ha delle responsabilità collegate all'organizzazione dei contenuti, anche posti da altri, nella rete. E tutto ciò ci ha portato anche, e chiudo, ad una sorta di ribaltamento di una, come dire, di una questione di metodo che a livello dei organismi europei noi abbiamo sempre osservato negli ultimi anni, cioè una sorta di primazia, chiamiamola in questa maniera, forse il termine è troppo forte, di primazia tecnica del Consiglio rispetto al Parlamento. Noi siamo stati abituati a vedere dei mirabolanti testi tecnici uscire dal gruppo di lavoro copyright del Consiglio, mirabolanti testi insomma tecnici che magari venivano affrontati sotto le esigenze politiche più ordinariamente e comprensibilmente portate dalle sedi parlamentari. Noi qui invece assistiamo miracolosamente, ma forse c'è una giustificazione, ad un ribaltamento dei ruoli. Per opera di due presidenze molto molto particolari, quella estone e quella bulgara, noi ci troviamo a dei testi usciti fuori dal Consiglio che sovvertono i principi del diritto d'autore, scodellati in una maniera che ha determinato da parte italiana, ma da parte anche di altri paesi, dal diritto d'autore, il cui ordinamento nazionale più tradizionale di molti altri, digeriti soltanto sull'altare politico di un consenso che va dato, perché sennò il testo arriva dibattuto e chiacchierato nella sede del trinomo. Mentre invece stavolta ha funzionato la consapevolezza che molti parlamentari hanno saputo esprimere nella ricerca di soluzioni tecniche che quantomeno hanno aiutato a risolvere la durezza di alcune soluzioni. Allora, a questo punto mi chiedo, noi ora affrontiamo il trilogo che avverrà nelle prossime settimane e mesi. Non so quello che ci attende, però le premesse, da quello che ho voluto radunare alla mente, riportare alla mente innanzitutto a me stesso, non sono certo delle insomma migliori, e chiedo alla dottoressa Marchi, magari all'indomani della soluzione che avverrà, ritroviamoci qui tutti quelli che siamo e commentiamo quello che è accaduto in questa attesa che si apre. Grazie a te, grazie a tutti quanti voi. Io mi chiedo di accontarvi.